Inizierei quindi il nostro contributo dando la parola a Micaela Fanelli, che è sindaco di Riccia, è sindaco di un'area pilota del Molise, e che quindi a lei chiederei di darci questo contributo e il suo punto di osservazione. Grazie Enrico, grazie. Io cercherò di restituirlo avendo i due capelli che indosso, quello pratico quotidiano, che è un sindaco di un'area interna molto simile a questa, e quello che grazie all'ANCI ho piacere e onore di portare in Europa sulle politiche comunitarie, sul percorso che stiamo affrontando in un contesto molto più ampio. Completerò e mi integrerò con quanto dirà Matteo Bianchi, che è delegato ad area interna, perché l'ANCI ha voluto con forza prevedere come nuova modalità di approccio alla questione dei piccoli comuni, cambiando la propria impostazione ontologica della nostra associazione, cioè non avendo più come riferimento soltanto un approccio normativo, ma a cui segue la strategia all'interno come elemento centrale per la promozione dei piccoli comuni, come dirà lo stesso Matteo Bianchi, ma facendo anche con me il saluto il coordinatore regionale, il segretario regionale di aree, dei comuni della regione Basilicata a Duce, che qui in sala, che ringrazio. Però volevo prima iniziare con la prima parte, molto velocemente, di quello che è il contributo che cerco di dare. Oggi come possiamo rafforzare con forza aree interne, oltre che far bene l'attuazione, che è il 90% del successo, oltre che riuscire a fare le cose, che è l'unico modo per riuscire a farcela, ma questo è quello che abbiamo fatto in questi due giorni, io cercherò di dare alcuni input di prospettiva. La prima, noi riusciamo, se riusciamo a impostare la politica di aree interne oltre il confine italiano, in un contesto europeo che sta guardando alla coesione futura dopo il 20. Io sto lavorando molto affinché, oltre alla strategia di Amsterdam sulle città, che afferma che in Europa i motori dello sviluppo sono le città, cioè il 75% del PIL per il 75% della popolazione, c'è un'altra gamba fondamentale che è la nostra. Per me non è Amsterdam, per me è Aliano. E questa è una cosa che può fare bene in Europa solo l'Italia. Perché grazie a Fabrizio Vargas, a Maria Luca Degli, a Enrico Borghi, a questa comunità eccezionale, siamo l'unico paese europeo ad avere una strategia. Che è una cosa che l'ANCI riconosce e valorizza, per la quale io combatto, che sono il mio secondo mandato da sindaco, ogni giorno nel mio territorio, ma combatto al Comitato delle Regioni, al gruppo europeo politico al quale appartengo con Enrico e con altri, combatto ogni giorno perché è la filosofia per la quale io faccio l'impegno amministrativo, per cui faccio politica. E su questo c'è molto da lavorare. L'11 di maggio insieme a Matteo Bianchi, sediamo al Comitato delle Regioni e delle Autonomie Territoriali, abbiamo discusso il parere sul futuro delle politiche di coesione. C'è un'Europa che sta lontana da questi argomenti, c'è un'Europa che volutamente li vuole distruggere, c'è un'Europa che vuole ricentralizzare, c'è quindi un percorso che noi dobbiamo non solo combattere fiduciosamente per cambiare la coesione, ma metterci a centro un tema fondativo come questo. Perché c'è pochezza di idee. Fabrizio Barca farà il suo speech al forum sulla coesione, che a giugno posizionerà il pensiero di molti dei paesi, sicuro della Commissione, non lo so, sulle prospettive della politica di coesione. Noi sindaci, noi territori ci siamo e chiediamo all'Italia, e abbiamo chiesto all'Europa e lo chiederemo con più forza, di fare di questa politica la strategia, come per Amsterdam, la strategia aree interne dell'Europa. E io credo che ce la possiamo fare. Arminio mi ha insegnato, io qui da anni vengo al suo festival insieme a voi, che non esiste lo scoraggiatore militante, esiste, ma noi ci lavoriamo tutti. Appollaiato nel bar è quello che non ci farebbe realizzare mai nemmeno il risanamento di una buca. Lo scoraggiatore militante a Bruxelles è presentissimo, il prossimo incontro di Aliano va fatto lì. E al prossimo incontro di Aliano noi andiamo in 10, in 20 e facciamo di questo nostro orgoglio non più soltanto i calanti. Cerchiamo di cambiare quella che è la visione che dall'Europa, dalla bolla, dalle prospettive di quel punto di osservazione non esiste, non c'è, non si vede, magari un buon vino. E questo è il nostro impegno più importante. La seconda, l'Italia discute in questi giorni dai giornali come e quando, non cosa, come votiamo. Quando votiamo?
mai cosa vogliamo. Il mio, il nostro impegno fondativo lo faremo nelle Marche, quando ora riprenderemo la nostra riunione di comuni, dei piccoli comuni di Anci, è su cosa. E io sono convinta, l'ho discusso in questi giorni con voi, che questa debba essere uno dei punti fondamentali del futuro programma di governo. La nostra comunità deve riuscire a far mettere al centro dell'agenda politica nazionale un tema che per molti troppi è marginale. Siccome possiamo avere la forza, perché siamo in molti, siamo amministratori, abbiamo questa possibilità, con Enrico Borghi e con altri ce la metteremo tutta. E diventerà, deve diventare, una possibile piattaforma sfidante per chi vorrà affrontare la campagna delle politiche. C'è una rete di amministratori che su questo ci deve valutare, c'è un territorio enorme, quello che abbiamo parlato in questi giorni, che potrà capirlo. Due cose. La prima, io sono convinta che dobbiamo dotarci anche degli strumenti a livello nazionale per capire se queste cose le facciamo. L'earmarking delle aree interne, lo dico con un tecnicismo, lo dico da molto tempo. Noi dobbiamo fissare dei livelli di diseconomia di scala sulla normativa principale nazionale per capire se le poste possono chiudere da qualche parte, fino a che punto possono chiudere, invece fino a che punto sono diseconomie che sono affrontate. E questo il governo nazionale ha fatto con uno sforzo sul mezzogiorno, inserendo alcune norme per capire gli investimenti in conto capitale al sud e al nord se rispettano alcuni parametri nazionali, non vi tedio. A volte viene uno sforzo riconosciuto e a volte ancora non è stato fatto. Io credo che lo stesso sforzo culturale, che guardate a metà del guado, per il sud e il nord non è mai riuscito ad arrivare in fondo, come molti di noi sanno, va fatto per le aree interne. Io voglio sapere se il 5%, il 10% su ogni area di impegno della strategia. Lo voglio negoziare politicamente e poi non devo rincorrere la legge sui parchi, il regolamento sulla parte ecosistemica, non lo devo fare io, lo deve fare qualcuno per me che su questo ha una missione di valutazione e controllo. E su questa cosa, la seconda, abbiamo tutta un'attività intermedia di cambio importantissimo culturale, che può essere banale come avere sempre un assessore nei nostri comuni alla strategia delle aree interne, può essere importante cominciare a costituire, mi complimento per chi l'ha fatto, il primo nucleo di federazione delle aree interne, noi ci siamo, lo dobbiamo fare in altri territori e poi rimetterci insieme tanti punti che si collegano, e dobbiamo fare anche però due altre operazioni. La prima, una bella rete SNAI, che sembra una cosa che è brutta come l'ho detta, una rete di giovani che prende il testimone di questa battaglia, che formiamo e li facciamo divertire in una parte che può essere un bosco, li teniamo lì con gli secchi al pelo e ballano e cantano, e poi alla fine questa cosa diventa cultura, missione, attività amministrativa, e si candidano su questa cosa e si fanno eleggere. E poi dobbiamo decisamente farla diventare cultura militante all'interno dei ministeri. Io non ce la faccio. Mi hanno appena appoggiato il mio progetto di Strad perché l'ho messo nel vostro, perché avevo proposto di fare il miele, perché anche con i migranti, perché avevo proposto di pulire con loro il bosco, perché avevo proposto di fare la trasformazione agroalimentare, perché sta a 4 km a comune, sono un paese totalmente agricolo, tutte frazioni, non c'è un cittadino di Riccia che si chiama Ater in dialetto, giusto per farvi capire che non viva nelle campagne. Io non posso mettere i migranti a 4 km. C'è un problema di cultura. Io vado al Ministero dell'Interno e oggi pomeriggio a Minniti gli giro il tavolo, perché non è pensabile che nel mentre qui noi ci siamo detti queste cose per questi giorni, nel frattempo c'è un mondo che va diametralmente opposto dall'altra parte. E se riusciremo a fare tutte queste cose, anche nel piccolo io riuscirò a fare i progetti sull'ecosistema, riuscirò a fare l'albergo diffuso. La prima volta che sono venuta qui ad Aliano, qualche anno fa, ho raccontato che rimettevo a posto le case del mio centro storico e ci avrei messo gli anziani per fare quel turismo della compassione, della vicinanza, ma soprattutto l'accoglienza sugli anziani come missione di sviluppo della mia area. Io l'ho inaugurato l'anno scorso con voi, quest'anno è una realtà, cioè i primi anziani, esistono, le cose si fanno, con un'incredibile pervicacia e costanza, con una testardaggine che supera tutto questo, ma le cose succedono. E le cose succedono se noi dalle idee non molliamo facendo l'amministrazione, che è la cosa che ti fa mollare più di tutte. Scoraggiatore militante, Franco, l'ho usato in ogni mio convegno di fatto. Lo scroscio d'applausi più grande che prendo in ogni mio intervento è quando descrivo
lo scoraggiatore militante appollaiato al bancone del bar che passa la vita a dire al sindaco già puffa, già puffa, non puffa, questa cosa non puffa. Ecco, ognuno di noi ha 1000 scoraggiatori militanti. L'ho detto, sono annidati in Europa, sono annidati nei nostri comuni, sono nel Parlamento, sono in ogni posto. Noi porteremo avanti la strategia delle aree interne, il cuore per cui facciamo amministrazione, per cui viviamo a Riccia Aliano, per cui abbiamo scelto, potendo scegliere, alcuni non lo possono fare, noi però abbiamo scelto, potendo scegliere, di fare questo per mestiere. Allora se potremo fare, chiudo davvero, il logoteca, io ho sepolto nel mio comune un Bartolomeo De Capo, che era il logoteca degli Steca, che faceva quindi il suggeritore del libera... E se noi quindi potremmo fare questo, cioè potremmo suggerire a chi sceglie le policy europee e nazionali che cosa fare, questa comunità dovrà suggerire di mettere in fila queste cose. E noi ci candidiamo e lavoriamo perché questo accada. Io l'ho realizzato l'albergo di servizio per gli anziani nel mio comune. Ora esiste e darà una prospettiva di lavoro ai giovani e darà cura agli anziani. Con la stessa testardaggine sono convinta che la strategia nazionale diventerà europea e sarà il punto del futuro programma di governo, che noi lavoreremo perché questo accada. Grazie a voi. Grazie. Grazie Michela Fanelli.